Gianni Colacione, il 10 aprile 2013 stiamo qui a Torre Argentina, dove fra poco si terrà una conferenza stampa promossa tra l'altro anche dal Comitato Vittime Sangue Infetto, che darà informazioni sull'annosa vicenda che abbiamo su Libre TV anche già trattato sulle vittime del sangue infetto, e siamo in compagnia di Andrea Spinetti, che sarà appunto una delle persone che interverrà a questa conferenza stampa. Stamattina c'è stata un'udienza del TAR su questo, era presente Andrea Spinetti appunto qui a Roma, ci dice che cosa hanno detto e che cosa è emerso. Grazie Gianni e grazie a Liberi TV per questo spazio ennesimo di chiarimento su questa che è una vicenda che ormai si porta avanti da tempo immemore, un classico esempio di mala giustizia e mala sanità che si incastrano perfettamente. Stamattina al TAR veniva discusso il ricorso avverso al decreto che in sostanza, il decreto del governo Monti, che in sostanza ha concluso un procedimento transattivo che era stato previsto dalla legge di stabilità del 2007 dal governo Prodi, che in sostanza chiamava a transazione tutte le persone che al 31/12 del 2007 avessero avuto un contenzioso giudiziale con il Ministero stesso per una richiesta di danno biologico. Chiaramente dopo anni di attese, di lotte, dove le nostre proteste avevano individuato nel tema della prescrizione il nodo per il quale probabilmente anche in questa occasione lo Stato non si sarebbe comportato come tale, e in effetti i contenuti di questo decreto hanno in sostanza dato la prescrizione del diritto al risarcimento alla quasi totalità dei ricorrenti. Quindi stamattina c'è stata l'udienza che raccoglieva i primi tre dei 45 ricorsi presentati complessivamente da queste persone attraverso i loro avvocati per far dichiarare nullo questo decreto, sul quale poi interverranno gli avvocati per scendere più propriamente nei particolari tecnici. La conferenza stampa però vuole anche essere occasione di focus su altri tre aspetti che noi riteniamo fondamentali e che riteniamo essere importante che siano messi a conoscenza e dell'informazione e quindi di conseguenza dell'opinione pubblica. Un problema diciamo molto sentito da tutte le associazioni che partecipano a questo incontro, non le sto a elencare perché sono veramente tante, ma tra queste la Fondazione dei Talassemici, la LIDU, nonché l'Associazione Delfini Onlus, la EPACI e tutte le altre associazioni che ricomprendono poi le tre grandi categorie di danneggiati, cioè emofilici, talassemici ed emotrasfusi occasionali. Il secondo punto che noi intendiamo affrontare, importante, è che parte da un dato di fatto, cioè dal 2001 l'indennità prevista dalla legge 210, che è l'unico intervento tangibile che lo Stato ha riconosciuto nei confronti di questi emodanneggiati, e che è praticamente una pensione mensile di circa 700 euro al mese, pare che sia in procinto di in sostanza trova delle difficoltà di erogazione da parte delle regioni, in quanto che il Ministero della Sanità, quindi il Governo centrale, il Ministero del Tesoro, non effettua i trasferimenti dal 2011. Questo che cosa ha portato? Che fino ad oggi per l'erogazione di questo indennizzo, che ripeto è l'unica fonte di sostentamento per queste persone qua, è stato erogato attingendo da fondi che non erano propriamente destinati a questo scopo. Quindi le regioni virtuose per il momento sono riuscite a far fronte a questa necessità, attingendo appunto da risorse proprie. È accaduto però che ci siano regioni come la Calabria che invece hanno creato già un primo disservizio anche molto pesante, perché la Calabria non ha erogato per ben tre bimestri questo assegno, adducendo appunto alla mancanza di fondi. E anche dalle interrogazioni regionali presentate nei vari consigli regionali si è palesato la difficoltà da parte delle regioni, e mi sto riferendo a regioni non propriamente canaglia tra virgolette, stiamo parlando di Veneto, Emilia Romagna,
e Liguria, che la difficoltà sta non tanto nel continuare a conferire queste erogazioni, ma la difficoltà anche a riuscire a smaltire le numerose richieste nuove di indennizzo che arrivano proprio in virtù di questo sviluppo, di quella che è proprio una vera e propria epidemia. Cioè oggi stanno venendo fuori tutti i danni che sono stati provocati dal commercio illecito di sangue degli anni 70, 80 e 90, per i quali non esistono né indagini penali né procedimenti penali. Quindi questo è il terzo punto sul quale noi chiaramente batteremo e per i quali io, attraverso il mio avvocato Bertone, abbiamo deciso di fare ricorso alla CEDU, e oggi ne parleremo di questo aspetto qua. Il quarto punto fondamentale invece è quello di fare un punto della situazione su quello che è il discorso della sicurezza sangue in Italia. In questo senso ringrazio anticipatamente la collaborazione dell'Associazione Luca Coscioni, quindi interverrà anche Filomena Gallo con l'avvocato Calandrini, dove insieme andremo un attimino a vedere qual è la realtà, soprattutto per quanto concerne la raccolta di sangue destinata all'industria, cioè quindi destinata alla produzione dei plasma derivati. Perché se è vero che il Ministero ultimamente ha espresso giudizi positivi attraverso un suo rendiconto a sua detta con alti contenuti scientifici, vorremmo che la stessa scientificità innanzitutto venisse messa nel quantificare questo danno e poi va in diretta contrapposizione con invece quelle che sono le notizie che ci pervengono anche qua dalle interrogazioni nei vari consigli regionali, per esempio Calabria piuttosto che Sicilia, dove dicono che proprio in virtù della non autosufficienza raggiunta sono costretti necessariamente a importare sangue dall'estero. Quindi vorremmo chiaramente mettere sul tavolo di discussione col Ministero appunto questo chiarimento, cioè questo aspetto duplice dove da una parte vengono dichiarate determinate cose, dall'altra invece abbiamo riscontri che invece le cose vanno diametralmente nella direzione opposta. Quindi una conferenza stampa ricca di punti che noi speriamo vengano colti dai giornalisti che sono stati invitati. Ci sarà sicuramente una presenza del Fatto Quotidiano, bisogna riconoscere che il Fatto Quotidiano è forse il quotidiano a tiratura nazionale che ha maggiormente seguito questa vicenda. Speriamo che però si allarghi anche la platea di... Ritornando un pochino al discorso di questa vicenda, interpretandolo e guardandolo con un occhio dalla parte radicale, cioè una parte nostra, è chiaro che ci troviamo di fronte al classico esempio di macelleria della giustizia, cioè di questa giustizia che con il suo tritacarne assorbe anche persone che dopo anni di lotte si trovano purtroppo a dover scontare quello che è una prassi comune, cioè l'amnistia di classe che è garantita in questo paese e che permette di preservare quei profitti per pochi e generare purtroppo costi sociali per tutti. Grazie Andrea Spinetti, seguiremo la conferenza stampa. Grazie ancora.